Come riteniamo che la comunicazione più efficace e più capillare è e meglio è, abbiamo valutato in questi mesi di entrata in vigore del nuovo sistema di allertamento che la comunicazione singola, soprattutto nell'immagine grafica che noi davamo nella emissione di un'allerta, prevedeva evidentemente per un'immagine sola il massimo grado di allerta che noi potevamo prevedere in quella situazione. Questo non consentiva, diciamo, di poter valutare qualora, diciamo, si passasse da un'allerta gialla a un'allerta arancio, in quel momento che tipo di allerta ci fosse sul territorio coinvolto dalla emissione dell'allerta. Abbiamo quindi aggiornato il nostro sito e aggiornato il nostro bollettino di allerta, che prevede quindi una distribuzione dei vari livelli di allerta sulle 24 ore e quindi conseguentemente consente al cittadino e alle istituzioni di sapere che tipo di allerta è vigente in quella ora, in quel momento, rispetto ovviamente quindi a una, come dire, centralità e capillarità delle informazioni che credo in Protezione Civile sia un qualche cosa di buono per il buon andamento del nostro sistema e quindi anche per il buon andamento territoriale della gestione dell'emergenza.